E siamo di nuovo in live. Rieccoci. Abbiamo... Ciao! Ciao Emanuele. Abbiamo... Anzi, vossignoria. Vossignoria, visto che abbiamo detto di mantenere una certa distanza. Vossignoria e egregia signora Pacotto. Assolutamente, voglio che ci sia una certa distanza fra me e voi, quindi datemi pure dell'altezza. Vostra maestà. vostra maestà, signora Pacotto. Salve, Stavamo scherzando fuori onda perché, cioè, di solito quando parlano con me la frase più usata è sei la voce della mia infanzia, quindi io faccio parte della vostra vita, è come se fossi ma non un'amica di più, per cui veramente... Infatti fa sempre uno strano effetto, sì, quando abbiamo comunque persone, doppiatori che hanno dato la voce appunto a tanti personaggi, tanti attori eccetera che... stanno dentro di noi, di sentirli poi in cuffia quando siamo in chiamata, un po' di soggezione non nego che la mette sempre. Io ieri ora comunque per chi se lo sta chiedendo, adesso Italo torna tranquilli, è andato in bagno, non vi preoccupate, non è morto, non l'abbiamo tolto dal canale. Io ieri, anche se, oddio, con vossignoria al posto di Italo potrebbe essere una ieri, buona idea in realtà per la vostra immagine. Per curiosità, no, appena arriva gli lasciamo, sì, un pezzetto di schermo anche a lui. Io mi faccio poco da parte, poco, non so se a destra o a sinistra, e facciamo entrare anche Italo. Oddio, non lo sapremo destra, mai, non lo sapremo, no, please, mai. Non lo no, andrà a sinistra ormai... lei, perché Italo dopo 8 ore e 5 di live inizio a dimenticare anche qual è la destra e qual è la sinistra, quindi non... Comunque, io ieri stavo cercando, ricordavo, ho detto Manuela Pacotto ha fatto 18.000 ruoli, come ricorderò tutte queste cose? E infatti sono andato su Wikipedia e poi sono andato proprio c'è cioè la pagina, quello Senna, non mi ricordo come... Antonio Genna, proprio per, certo, il doppiatore. Praticamente è l'enciclopedia del doppiaggio. Esatto. E ti sei perso. E mi sono perso perché... Nel frattempo... È tornato. Eccolo. È tornato. Eccolo. No, scusate, con noi no, l'ho spostato io dall'altro lato, colpa mia, chiedo bene. E quindi mi sono sinceramente sentito male perché ho visto questa lista infinita, ho detto ok, ora di che cosa dovrò, okay, come la non me la ricorderò mai. Hai guardato quella lista e hai pensato io nel mentre che cosa ho fatto nella mia vita, bravissimo, sono qui? sei cresciuto nel mentre, e mi sono sentito effettivamente, ho detto non so come affrontare la situazione perché io ritornavo a scuola dalle elementari e nel frattempo sentivo la voce che mi ha appunto cresciuto, che è la frase quella proprio che ti dicono più spesso, sì. Però ecco, noi oggi vogliamo affrontare, a prescindere da tutti quegli aneddoti che ci vorrà raccontare di sala di doppiaggio e quant'altro, la tua carriera, come nasce Emanuela Pacotto nel senso proprio della sua carriera. Guarda, se parliamo di Emanuela Pacotto e della sua carriera come doppiatrice, perché in realtà Emanuela Pacotto ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissima, per cui io quando ero piccolina, 7-8 anni, già facevo parte di un coro che incideva sigle televisive, per cui poi facevo comparsate in giro per mille trasmissioni che voi siete giovani per ricordare. Ma trasmissioni tipo Portobello, no? Trasmissioni, okay, che hanno fatto un po' anche la storia della televisione, e, certo, e io avevo partecipato cantando le sigle. Poi vabbè, sono cresciuta e per arrivare insomma al succo della questione, arriviamo nei meravigliosi anni 80 in cui ho preso parte, ma come attrice, alla serie televisiva di Love Me Licia, Teneramente Licia, balliamo e cantiamo con Licia, con, sì, protagonista Cristina D'Avena, sì, e io ero panate, in carne le e le fettine panate, vedi, hanno fatto la storia. La generazione nostra per quella la conosce. Sì, sì, per quella cosa lì. È meravigliosa, è meravigliosa. Le fettine panate di Marrabbio e hanno messo praticamente in ombra la cucina italiana famosa in tutto il mondo, insomma, le fettine panate. E comunque io in quel telefilm ero come attrice, interpretavo il ruolo di Marika, e in quell'occasione io ho dovuto doppiarmi, ho doppiato me stessa, ed è così che è cominciata la mia carriera di doppiatrice, doppiando me stessa nel ruolo di Marika nel telefilm di Licia. Ah. E poi siccome il telefilm in realtà era prodotto da uno studio di doppiaggio che era la Merak Film, praticamente appena conclusa la serie finita di Licia, perché sono stati più di 100 episodi che abbiamo girato,
sono arrivati i primi prodotti, in realtà non ancora anime, ma cartoni americani, quindi hanno cominciato a far fare i primi provini alla Pacotto, ovvero è arrivata la serie di Alvin, chi se lo ricorda? Alvin degli anni Ottanta, esatto. Vai, quell'Alvin. Quell'Alvin, non quello moderno in 3D, proprio quello lì, quello degli anni Ottanta. E quindi siccome io avevo appena finito di lavorare per questo studio di doppiaggio, hanno detto no, ma tu puoi fare il provino per il protagonista. Io ho detto come il protagonista? Detto fatto, sono stata scelta come voce protagonista di Alvin, quindi ho debuttato nel mondo del doppiaggio, quindi non doppiando me stessa ma proprio facendo la doppiatrice, nel ruolo protagonista di Alvin, Rock and Roll Alvin Superstar. No, Dave, non è stata colpa mia, è andato così, però mi è andato di, si può dire, di culo. Vabbè, certo che si può dire. Quindi, niente gavetta, ho proprio debuttato alla grande. Beh, e, insomma, non c'è male. No, decisamente. Un buon inizio per una grandissima carriera. Come sì, no, per carità, alle spalle avevo chiaramente l'Accademia d'Arte dei Filodrammatici, mi sono diplomata attrice, per cui insomma una base c'era, non è che mi sono improvvisata a fare l'attrice e a fare la doppiatrice. Però diciamo che poi fare il doppiaggio mi è venuto evidentemente molto naturale, molto spontaneo, e quindi hanno potuto affidarmi subito un ruolo importante, e quindi insomma mi è andata bene. Ho saltato un po' la gavetta, che però bisogna fare per imparare. Non diciamolo ai giovani doppiatori che vogliono diventare... Assolutamente, io la gavetta l'ho fatta su me stessa, cioè doppiandomi mi sono fatta la gavetta, e quindi poi niente, ho potuto fare tante altre cose. Quando ti è capitato di passare appunto al doppiaggio, come l'hai vissuta la cosa? Cioè nel senso, visto che appunto avevi cominciato con la recitazione, facendo l'attrice e tutto, l'hai visto come un qualcosa di nuovo, completamente diverso, di cui ti sei innamorata appunto facendo il primo ruolo, o l'hai visto inizialmente soltanto come un'estensione di quella che era la recitazione? Ma in realtà all'inizio per me è stata un po' un'estensione, cioè fare un'esperienza diversa e poi in realtà per completare comunque tante cose, no? Perché io mi ricordo quando ancora ero in accademia, la nostra insegnante di recitazione del primo anno, mi ricordo che lei faceva anche doppiaggio e quindi ha detto: ragazzi, siccome un domani per campare vi può capitare di fare anche del doppiaggio, è il caso che voi cominciate a mettere un po' il naso in una sala di doppiaggio. E quindi a turno ci aveva portato con lei in uno studio. Per cui in realtà mi ricordo che lei in qualche modo diceva: mentre non so come dire in teatro tu reciti, il doppiaggio ti insegna a parlare. Perché in realtà il doppiaggio è una recitazione molto più naturale, molto minimale, no? Perché ovviamente un attore teatrale è differente da un attore cinematografico, quindi chiaramente anche l'approccio vocale è completamente diverso. E quindi devo dire che io, appena uscita dall'accademia, in realtà ho fatto subito teatro, perché sono stata per una stagione intera, sono stata in teatro come protagonista della versione teatrale di Indovina chi viene a cena, con Ernesto Calindri in compagnia, per cui e Liliana Feldman, quindi con una compagnia primaria, e ho girato l'Italia. Quindi, parlando proprio anche come esperienza teatrale, ovviamente l'uso della voce di fronte invece a un microfono in una sala di doppiaggio è completamente diverso. Quindi all'inizio per me il doppiaggio è stato molto interessante, perché scoprivo un mondo. Poi la cosa divertente è che se tu fai protagonista anche in un ruolo teatrale, ti fai un anno e mezzo, portando in giro quello spettacolo, che peraltro tu hai provato per un mese e mezzo, no? Prima del debutto. Invece in realtà, con il doppiaggio, ti capita di fare anche tre personaggi diversi in una giornata. Certo. E nei tutti questi anni, ovviamente come doppiatrice, io ho potuto calarmi nei panni di... Sembra esagerato, ma probabilmente se facciamo i conti posso dirlo, migliaia di personaggi. Sì. Per cui in realtà è come Paolo se invece può che... confermare con la lista. La lista per me a un certo punto non finiva più, dicevo ok. Perché basta lavorare. E quindi in realtà il doppiaggio, devo dire, a me poi in realtà sono stata risucchiata dal doppiaggio, perché dopo Alvin fai un altro provino, ti prendono di là, e io sono rimasta anche un po', diciamo, imprigionata nel ruolo di doppiatrice.
Però mi ha permesso veramente di interpretare un sacco di ruoli che probabilmente come sola carriera di attrice in carne ed ossa non avrei mai potuto avere una lista di personaggi così, così lunga. E tra l'altro il doppiaggio ti permette anche di interpretare ruoli assurdi, inimmaginabili. Tipo Alvin. Nel senso che è vero, tipo Alvin. No? Cioè, dici, cosa hai fatto? Un Chipmunks. Cioè, che è una roba un po' strana, però. E poi, vabbè, voglio dire, adesso è vero che la cinematografia ormai è arrivata, fa gli Avengers, per cui fai i supereroi. Però adesso ci sarà anche il live action di One Piece. Però diciamo che quando ho cominciato io, sembra strano dirlo, sembra un Highlander, decine di anni fa, a fare la doppiatrice, diciamo che dire faccio una roba tipo faccio la parte di Bulma, faccio di una strega, di una, era insomma una roba un po' strana. Quindi sì, in realtà sì, veramente ci ha permesso di vivere delle cose incredibili. Io grazie ai miei personaggi ho veramente vissuto delle avventure pazzesche. E quindi quante avventure fantastiche. No, non mi lamento, non mi lamento assolutamente. Ho vissuto mille vite. È anche una cosa che ti consente poi di sperimentare molto con le interpretazioni, magari anche di sfidare te stessa in un qualche modo. Assolutamente, è molto, cioè, allora, il doppiaggio permette, poi anche tra l'altro il doppiaggio di cartoni o anime, permette veramente di lavorare con lo strumento della voce in maniera veramente assurda, perché ti permette di sperimentare mille cose. Molte volte ti può capitare magari che hai personaggi più piccoli o cose dove veramente ti puoi sbizzarrire, no? E magari a volte hai anche, a volte capita che ti chiamino per fare un personaggio, però avevi già fatto un altro personaggio in quella serie, no? Allora dici, com'è che li differenzio? Certo. E magari a livello audio, magari i personaggi potrebbero essere a livello vocale abbastanza simili, ma tu dici allora com'è che li differenzio? E allora magari cerchi un carattere diverso, un'intonazione diversa, quindi veramente ti permette di sperimentare e di divertirti anche. Certo. E quindi la mia carriera è andata, ha preso quella piega, ma insomma voglio dire, è stata molto interessante. Io avrei una domanda, poco fa hai utilizzato un termine, quella di imprigionare, ma non c'è mai stato qualche ruolo che nell'effettivo ti ha un po' imprigionato, ti ha un po', diciamo così, ti è stato forse un po' stretto perché l'hai interpretato per troppo tempo e magari volevi andare un po' oltre? Allora, una domanda curiosa rivolta a me, perché cioè, in realtà infatti, io ho tutti i personaggi che sto doppiando da 10, 15, cioè quest'anno si festeggia i 25 anni di Pokémon, da noi sono arrivati qualche anno dopo, però voglio dire, sono più di 20 anni che doppio Jesse. Non mi sento assolutamente imprigionata in un ruolo, perché ho avuto anche la, io dico grande fortuna, però in realtà poi è vero che dietro ogni personaggio c'è comunque stato un provino, per cui comunque c'è, insomma, mi sono conquistata i ruoli, però forse se fossi stata Bulma, magari sarei rimasta Bulma per sempre, ok? Ma invece siccome sono Bulma, Nami, Sakura, Jessie, Barbie, perché ormai sono più di 15 anni che doppio anche Barbie, Twilight Sparkle, cioè ho personaggi che stanno andando avanti da 10-15 anni, e non è uno, sono tantissimi, non mi puoi imprigionare, perché a seconda delle fasce di età, a seconda dei gusti, uno mi ricorda più per un personaggio piuttosto che l'altro, però quando dici qual è il mio personaggio preferito, non riescono neanche a scegliere. Quindi in realtà non riesci a imprigionarmi in un ruolo. Una cosa, diciamo, un po' che mi ha imprigionato è forse il fatto che, siccome ho avuto, poi ritengo veramente, la grande fortuna e il privilegio di dare voce a tanti personaggi di anime che sono diventati famosissimi, sono poi forse stata un po' messa da parte per quelli invece che sono i ruoli di personaggi in carne ed ossa. Poi è vero che ho interpretato Britta in Community, che è un telefilm che ha fatto più di 100 episodi, cioè ho fatto poi chiaramente anche tanti ruoli. Però a volte poi quando tu pensi la Pacotto ti viene subito in mente per un cartone, un anime. Se probabilmente devi pensare, ah, devo fare il provino per dei ruoli, per un telefilm, magari la Pacotto ti viene in mente meno. Ecco, questo forse poi un po' l'ho pagato. Quindi dici magari però, da un punto di vista lavorativo piuttosto che dal punto di vista personale. Sì, poi magari anche perché ero troppo impegnata a fare 10 turni per anni, quindi insomma vabbè.
però voglio dire, poi comunque le mie soddisfazioni me le sono presa, perché anche con personaggi in carne ed ossa, insomma, ho fatto ruoli molto belli, e poi è ancora lunga la mia carriera, quindi voglio dire, c'è tempo. Speriamo, cioè, noi, per noi è una gioia sentirti dei vari ruoli. Una gioia. Gioia per tantissime G. Allora, avevo visto una domanda intanto dalla chat, te la giro subito. Ci chiedevano se c'è stato un personaggio dove magari non riuscivi ad immedesimarti inizialmente e quindi hai avuto qualche difficoltà nell'interpretazione. In qualcuno in particolare? No, assolutamente no. Ma anche perché, siccome appunto nasco come attrice, è... voglio dire, naturale riuscire a calarsi in qualunque personaggio. Tra l'altro, ovvio, se mi dai da fare un personaggio dove io proprio non ho la vocalità, cioè se devo farti una nonnina di 80 anni, che poi non è vero perché faccio anche quella, cioè ti inventi delle cose. Però nel senso, la cosa bella anche del doppiaggio è che, a differenza del dover fare l'attrice in carne ed ossa, io posso anche tentare di calarmi in un personaggio dove... del quale non ho la fisicità. Certo. Cioè, per assurdo, se tu mi fai fare una grassottella, io la faccio un po' così, no? E riesci comunque a fare una cosa divertente, anche se tu sei magra come un'acciuga. Mm-hmm. E quindi voglio dire, non assolutamente. Cioè, anzi, se riesci veramente a usare, al di là dello strumento vocale, la fantasia, in realtà non c'è nessuna difficoltà. Io dico sempre che davanti al microfono devi proprio dimenticarti il mondo conosciuto, lasciarti andare e vivere quello che vedi. Per cui, cioè, non devi studiarlo né pensare, viene automatica una cosa piuttosto che un'altra. Mi viene in mente una serie divertentissima fatta recentemente, dove i protagonisti erano tutti dei funghetti e io ero una funghetta molto svampita, molto fuori di testa, signora, per cui era tutto un po' così. Però voglio dire, vedi un fungo che va in giro e dici, ma però ti cali nel personaggio, non vabbè, ti fai domande. Un fungo, qual è il problema? Esatto. So passare al file chip, ma anche posso fare anche, cioè, il capì? Fungo. Assolutamente. E dalla chat ci dico, finalmente ho conosciuto Alvin. Ci dico dalla chat. Allora, noi abbiamo avuto la fortuna appunto di avere anche tanti altri ospiti doppiatori, come stavamo giusto dicendo prima, durante la pausa, mentre aspettavamo di ricominciare. Jacopo Calatroni, Katia Sorrentino, amicissimi, cioè sono persone veramente a cui voglio un bene immenso. Stessa identica cosa a noi, veramente. Con loro abbiamo toccato un discorso del quale sono molto convinto che la tua risposta sarà molto diversa rispetto a quella che ci hanno dato loro, perché aiuto. Si parlava del rapporto con il pubblico, del rapporto bevo. Con bevi, ok, non è così difficile come domanda, tranquillo. Spero che sia te. No, okay. È soltanto la risposta che sarà diversa, non penso che sia una domanda che ti metta in difficoltà, perché appunto tu hai un rapporto con il pubblico molto particolare, che è molto diverso rispetto a tantissimi tuoi colleghi. Infatti si parlava un tempo della scuola di pensiero del doppiaggio come le voci nell'ombra, persone che non esistono nell'occhio dello spettatore, nell'occhio di chi appunto poi fruisce dei loro prodotti, mentre invece tu sei una personalità, a parte sempre presente in ogni manifestazione, ogni fiera, sempre di fronte, proprio frontalmente a chi conosce la tua voce, chi conosce il tuo lavoro, ma poi appunto sei stata anche idol, fondamentalmente. Sì. Come vivi tu questo appunto rapporto con il pubblico così caloroso, così diverso rispetto a tanti tuoi colleghi? E poi appunto se ci parli un po' del discorso di Emanuela, non solo come doppiatrice ma come idol. Guarda, io è vero, ho cominciato a frequentare le fiere tantissimi anni fa, quando ancora i social non erano, cioè esisteva Facebook, Instagram, non si sapeva neanche cosa fosse. Però proprio per simpatia, per divertimento, mi avevano coinvolto nelle prime... Dai, vieni che c'è questa fiera, no? Quando ancora erano manifestazioni piccole. Io mi ricordo la prima volta che sono stata a Lucca Comics, che ancora era nella zona fieristica, sotto un padiglione, un tendone unico. Cioè, quindi veramente ho cominciato, ma per curiosità, divertimento mio... però chiaramente hanno cominciato a diciamo a conoscermi. Poi la mia frequentazione delle fiere è diventata sempre più assidua, poi sono arrivati i social, però io ho sempre vissuto
il mio rapporto con il pubblico in maniera totale, nel senso che per me, io dico sempre, non è che sono i miei fan, sono amici che mi seguono e io, come voi anche, vi ringrazio, perché se mi dite sei la voce della mia infanzia, dico caspita, ci sono persone che mi stanno seguendo magari da 10-15 anni, anche di più, e io lo ritengo un onore, un regalo, cioè, e tante delle cose che ho fatto sono nate proprio perché c'è un dialogo costante con i ragazzi che mi seguono, perché magari mi fanno i complimenti su una cosa, me ne chiedono un'altra, mi fanno delle domande, mi viene in mente un'idea, allora mi invento una cosa, loro dicono mi piace, allora me ne faccio, diciamo, tutto quello che faccio, che ho fatto e che farò al di fuori del doppiaggio nasce proprio da questo dialogo con tutte le persone che mi seguono. Ricevo anche messaggi bellissimi di persone che mi dicono guarda, ho avuto un periodo molto brutto, ma seguire questa serie, sentirti, mi ha dato la forza per uscire da un momento brutto. Ragazzi che mi scrivono dicendo mi hai fatto compagnia mentre stavo preparando la tesi di laurea o l'esame, mi hai aiutato a superare l'esame, no? Quindi sono cose che in qualche modo ti riempiono il cuore, perché è vero che io ci metto un sacco di entusiasmo nel lavoro che faccio, lo faccio con passione, però a volte, anche perché non è più quando ho cominciato, adesso insomma comincio a avere qualche anno in più, a volte faccio delle robe che mi sembra di essere una pazza, no? Però poi quando ricevi messaggio di questo tipo, in realtà ti rendi conto che riesci comunque a donare veramente qualcosa, che quindi il tuo lavoro va al di là del semplice timbrare il cartellino, cioè fare il tuo lavoro perché riesci veramente a regalare qualcosa. Sono reduce di Luca Comics, di Cartoomix, dove veramente fortunatamente sono riuscita a tornare a incontrare i ragazzi che mi seguono, e ogni volta vedere questi occhi che luccicano, queste mani tremanti, cioè a me veramente riempiono di, cioè, non riuscirò mai a dirvi grazie abbastanza. E quindi il mio rapporto con il pubblico che mi segue è costante, continuo, perché, come dire, cioè, voi dite siete cresciuti con me, ma io cresco con voi, ed è una cosa molto bella, che dà veramente un senso a quello che al mio lavoro quotidiano, ma anche a tutte le cose che mi invento, a parte tipo Idol, a parte, diciamo, il lavoro quotidiano di doppiaggio, di speakeraggio, di incisione per videogiochi e quant'altro. E quindi è veramente un rapporto fondamentale per me, di crescita continua, di sfide continue, di inventarsi sfide continue poi. Quello che hai detto penso faccia capire benissimo quanto in realtà sia importante il mondo dell'intrattenimento nelle nostre vite, perché comunque c'è, cioè, proprio parlare di, come dicevi prima, gente che ti scrive per dire mi hai tenuto compagnia mentre preparavo l'esame o cose del genere, sono comunque quelle piccole cose della nostra vita quotidiana che ci fanno continuare ad andare avanti costantemente nonostante tutte le sfide, no? Tra lavoro, studio e tutto quant'altro. Molto, no, è veramente... Io, cioè, ogni volta che lo sento sono incredula e però molto felice, per cui questo per me è una maggiore responsabilità, nel senso che poi quando mi trovo davanti al microfono dico non è che posso farlo tanto per farlo, perché comunque di là può servire non il minimo ma il massimo, cioè deve servire non il minimo ma il massimo, no? E però poi, cioè, sapere che sono la voce d'infanzia di tante persone mi fa piacere. Allora, io una domanda, io faccio domande strane in realtà oggi, quindi sono quella addetta a fare oggi, solo oggi. E poi io non ho capito se poi Giorgio si riferiva, Giorgio si riferiva poi a il discorso di Idol, così, perché amante del mondo e della cultura giapponese, o ti riferivi proprio a Idol, al concerto? No, mi riferivo proprio in generale al discorso culturale, perché comunque appunto si lega molto bene al tema del appunto le voci nell'ombra, rispetto invece a stare proprio sul palcoscenico e mettersi in prima linea per il fan sempre e comunque. Quindi è proprio un discorso proprio generale. Ok. Allora, Paolo, io ho una domanda, ho le domande strane, io le faccio sempre, strane come dicono i miei colleghi, però vabbè. Dopo che
doppi un personaggio, ti capita di riguardare la serie con te che giustamente stai doppiando quel personaggio? Cioè, se lo fai, cosa provi? E soprattutto, poi queste, tra quelle serie che hai doppiato, ce n'è qualcuna che ti è piaciuta particolarmente? Qual è la tua preferita? Qual è quella che in un certo qual modo ami sempre risentire? Ecco. Allora, mi piacerebbe tanto rivedere tutte le cose fatte. In realtà manca il tempo, per cui non... Cioè, sono sincera, anche la serie dei Pokémon, cioè, se dovessi vedere... Passerei le giornate a guardare gli anime che ho doppiato e non avrei il tempo per andare a lavorare. Per cui in realtà riesco a vedere molto poco. Quando rivedo e mi risento, capita sempre purtroppo che le riguardi con un occhio un po' critico e professionale, per cui dici, ah, qua vedi, avrei potuto fare. Ah, quello lì è simpatico, però si poteva anche migliorare. C'è sempre un po', no? Un po' chiaramente la professionalità. Che non mi permette di vedere gratuitamente da spettatrice una cosa divertendomi e basta. Però è vero che mi capita anche di rivedere delle cose dove dopo un po' vince la storia, vince il personaggio, e quindi mi è capitato anche di commuovermi con delle cose che ho fatto io, perché mi sono proprio dimenticata che ero io e basta, cioè nel senso lo guardi, quindi sto pensando tipo a, mi viene in mente il film Summer Wars, che è un film che ormai è datato a qualche anno, sapete di cosa sto parlando? Certo. Che è un film, no, è un film pazzesco, andiamo. Perché ogni volta che ci penso dico, ma quanto è moderno, cioè lo rivedi adesso è solo uno dei nostri film preferiti di tutti e tre, tranquilla, non ti preoccupare. Solo, perfetto, ok. Beh, voi capirete che ci sono delle scene dove a un certo punto sono di schiena lui, lei, avvicinano i ditini si incrociano. Cioè io lì lacrimoni quando anche l'ho doppiata. Anche noi, tranquilla. E ogni volta che lo rivedo, anche se l'ho doppiato io, piango. E quindi ecco, ci sono delle cose per cui in realtà a volte l'ascolti e ti guardi critica, a volte invece ti lasci andare e ti godi quello che insomma che hai fatto. E questa è insomma la soddisfazione più bella, perché vuol dire che vince il personaggio, no? Ti dimentichi che l'hai fatto tu. E... invece serie preferita, allora, o personaggio preferito, dipende, perché in realtà io sono legata a tutti i personaggi, quelli grossi che sto doppiando da una vita, perché come potrei, cioè, dopo 15 anni fanno parte di me. Certo. Non posso avere, no, cioè non ne ho uno preferito, perché in realtà nella lunghezza delle storie capita che Bulma, prendiamo, no? All'inizio di Dragon Ball praticamente c'era, adesso si fa fatica a ricordarselo, cioè io faccio fatica a ricordarmelo, ma c'era Bulma e Goku, punto, cioè erano i protagonisti. Certo. E io mi ricordo che con Bulma mi sono fatta delle risate pazzesche, perché già le situazioni più assurde, no? Poi ci sono stati dei momenti in cui Bulma dice, ma dov'è? E se la sono lasciata a casa. Ma perché? Bulzeta. Cioè, capito? Andiamo ad allenarci e Bulma rimane non si sa dove. Quindi chiaramente la serie in quel momento mi piaceva un po' meno, ovviamente. Quindi no, dipende, cioè si va così, a momenti alterni. Cioè, a questo punto meglio Pokémon, dove Jesse comunque deve sempre rompere le scatole insieme a James in ogni puntata. Ma non è vero, perché se tu hai seguito assiduamente le 25 serie di Pokémon, c'è stato un momento in cui hanno detto no, vabbè, ma del Team Rocket si può farne a meno. E quindi è arrivato parte un peggiore, Team Rocket alternativo. La no? Parte quello peggiore vestiti di nero. Esatto. È arrivato il Team Rocket quello vestito di nero. Poi c'è stato un momento in cui per un po' di episodi sono spariti, perché probabilmente hanno fatto il tentativo. Certo. Secondo me il pubblico ha risposto dicendo ma dov'è finito il Team Rocket? Il Team Rocket è tornato. Cioè, in realtà, l'avevano fatto fuori per un po'. Sera, mi ricordo il direttore... Perla, se non sbaglio. Può essere. Diamante Perla e Platino, se non ricordo male. Il periodo in cui poi tornarono con le divise grigie, se non erro. Esatto. Ma mi ricordo che erano arrivati gli episodi e dico, ma qui sono arrivati Pokémon. Il direttore ha detto, sì, ma voi non ci siete. Come non ci siamo? E cioè, scandalo, no? Sì, sì. E invece poi sono tornati, perché hanno capito che senza il Team Rocket
I Pokémon non sono i Pokémon. Vabbè, insomma, così. Sì, sì. James è sempre stato il mio personaggio preferito del cartone di Pokémon, quindi cioè, senza di lui per me non è la stessa cosa. Scusa, Italo, prego. Sì, io avevo una domanda, diciamo, abbastanza collegata a questa, ma è un po' più una curiosità mia, più che altro. E mentre lo doppiavi, cosa pensavi di Utena? Vabbè, allora... è una serie molto semplice, ecco. Allora, sono sincera, ho provato anche a riguardarlo tutto, la serie non è lunghissima, e dirti che, soprattutto alla fine... l'ho capito bene bene fino in fondo tutto preciso? No. Nel senso io non ho capito niente proprio, quindi vabbè. Nel senso che rimane Utena, come anche altri bellissimi film di animazione giapponese, che tu dici rimani affascinato dal mondo che riescono a creare, segui la storia e veramente rimani intrappolato, che non è che dici no vabbè, chiudo, no? Non puoi. Sto pensando anche... alla Città Incantata, al Castello Errante di Aul, tanto così per fare, proprio nominare filmettini così, no? Mm. Che non ti posso dire di averli capiti al 100%, però se tu mi dici qual è il film, te li nomino subito, perché sono di una bellezza, di un fascino. Segui comunque la storia dei personaggi protagonisti e rimani incollato, rimani veramente ipnotizzato quasi, no? Però anche se non riesci a capire proprio, perché rimangono comunque delle storie legate molto alla tradizione giapponese, ma quella tradizione che forse l'occidentale non riesce a capire al 100%, come probabilmente i giapponesi, la nostra cultura per alcune cose rimane oscura. Utena però mi ha affascinato da impazzire come personaggio, uno perché era molto distante dai personaggi che io avevo fatto fino a quel momento, cioè... passare da Rina di Slayers a Bulma, poi ti ritrovi Utena, a parte anche vocalmente mi ha richiesto uno sforzo vocale differente, perché comunque era con le mie note più basse, poi bisogna tornare indietro di tanti anni, per cui la voce era ancora più leggera. E poi questa, a parte questo personaggio femminile in divisa, era di una bellezza e di una potenza incredibile, cioè il momento in cui si trovava di fronte a combattere maschietti, non ce n'era per nessuno, era veramente di una, non lo so, era un personaggio cavalleresco, ma con una dignità, una maestà, una, non lo so, era meravigliosa. Per cui mi ricordo che ogni volta ero, come dire, affascinata e rapita da questo personaggio. Per cui me lo ricordo veramente come un fascino unico. Rimane sempre, non c'entra niente, però quando uno pensa alle di Oscar, perché si assomigliano un po' fisicamente, no, com'è. E quindi è rimasta un po' oscurata, anche se la storia è completamente diversa. Però è un personaggio straordinario. Sì, poi complicata da una macchina rossa che l'ultima parte finale non ti fa più capire niente di quello che sta succedendo, ma vabbè, io ancora non ho capito. Non ha importanza, è bellissima. Cioè, se mi dici domani la riguardiamo, d'accordo. Poi se non la capisco, non importa. È passato comunque del tempo di ottima qualità. Sì, poi è una serie che comunque già negli anni 90 dava ampio spazio a discorsi che oggi sono diventati l'attualità, come discorsi appunto di sessualità e anche di crescita e di relazione con gli altri. Assolutamente. È una serie posteriori molto importante anche. Sì, oggi. Sì. Sì, assolutamente. Paolo, ti vedevo pronto per la domanda strana. No, non lo so se quanto è strana, però nel mondo del doppiaggio spesso e volentieri forse quello che un po' viene sottovalutato è il doppiaggio anche dei videogiochi. E io ho visto che tu hai dato voce a tantissimi personaggi dei videogiochi. Ce n'è qualcuno che ti è rimasto più, diciamo, ti è entrato più nel cuore, qualche personaggio a cui hai dato la voce che ti è piaciuto di più? Proprio nel mondo dei videogiochi. Beh, guarda, allora, io sono molto affezionata a Claire Redfield. Stiamo parlando di Resident Evil. Sì. Ma sono reduce da Cartoomix, dove ogni volta che incontro i ragazzi dell'Umbrella Corporation mi coinvolgono nei loro spettacoli, perché io sono la voce della loro Claire Redfield. Per cui siamo ormai amicissime con la cosplayer che interpreta Claire.
e a volte prendo parte ai loro spettacoli, per cui assolutamente è un personaggio che mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro ho avuto modo di farla, di rifarla e addirittura anche di doppiarla nella serie che è stata fatta, no? Di 4 episodi. E quindi di ritrovarmela anche proprio non nel videogioco che accompagna, cioè la voce fuori campo che accompagna il giocatore, ma proprio di vederla vivere in una storia che secondo me potrebbe anche avere un seguito, perché la serie erano soltanto 4 episodi, ma che sembravano un po'... facciamo la prova per vedere se regge e poi... perché infatti il finale lascia intendere che può essere forse tutto e può essere niente. Quindi chiaramente è un personaggio a cui sono molto legata. Poi mi vengono in mente altri personaggi, cioè tipo la Demon Hunter di Diablo 3. È un personaggio che comunque ricordo con enorme affetto, perché dico sempre, i videogiochi mi hanno sempre permesso di interpretare personaggi molto diversi da quello che sono i personaggi che di solito interpreto nel mondo degli anime. Perché nel mondo degli anime mi fanno sempre fare le pazzerelle, mentre invece nei videogiochi, anche perché insomma il mondo dei videogiochi è popolato da personaggi molto diversi, faccio sempre... si può dire donne cazzutissime, quindi la Demon Hunter, dove c'è questo video di introduzione dove in un attimo spiega che le è successo di tutto, quindi capisci che è veramente una persona, no? Aveva veramente, credo che ci sia il video su YouTube, perché l'ho risentito diverse volte, ha veramente, raccontando la sua storia, una durezza, una grinta, una determinazione, che è un personaggio che ho amato tanto, perché mi ha veramente permesso di provarmi su caratteri completamente diversi. Poi un altro videogioco che è rimasto un videogioco molto particolare, quindi amato da tanti, è Alice Madness Return. Ed era questa Alice un po' alla Tim Burton, un po' particolare, per cui tanti se la ricordano, ed è stato un personaggio molto bello anche quello. Un personaggio che mi diverte molto e mi ha fatto un sacco ridere. No, adesso poi me ne è venuto in mente un altro. Questo che mi ha fatto un sacco ridere e che in tanti se lo ricordano, era di uno sparatutto, Bulletstorm, in cui io interpretavo, era chiaramente, c'era un sacco di militari, ero una delle militari, ma mi ricordo ancora che arrivo al turno di doppiaggio e mi dicono: Emanuela, mamma mia, mi sono dimenticata di chiederti una cosa, ma tu le dici le parolacce? E ho detto sì, cioè nel senso, che il personaggio, cioè identificano il personaggio, sì, non è che, cioè, stronzo non lo dico, lo dico. Cioè, meno male, perché... e da lì ho fatto un turno dicendo tutte le parolacce che non avevo mai detto in vita mia. E mi ricordo che quando è uscito questo videogioco, sono arrivati un sacco di messaggi dai ragazzi che mi seguono, perché sentire la Pacotto che diceva le parolacce era una roba sì, vaffanculo, cazzo, così proprio, no? È diventato un nuovo fetish, no. Cioè, mi hanno amato anche per questo. Anzi, mi ricordo un ragazzo che mi aveva scritto dicendo: ieri ti ho beccato nel gioco, tu eri in pericolo, io dovevo venire a salvarti, no? E allora poi gli ho scritto, abbiamo chattato, ho detto: beh, ma poi mi hai salvato. E sono arrivato tardi e mi hai coperto di insulti. Così posso immaginare. E poi mi viene in mente anche un lavoro più recente, che però mi ha divertito un sacco anche questo. È stato doppiare in Borderlands 3 Tyrin Calypso, che è stato un personaggio anche quello fuori di testa, perché chi ci ha giocato e chi conosce il gioco capisce di cosa sto parlando. Vabbè. E quello è stato veramente molto divertente. Allora, io avrei una domanda più incentrata sul mondo del doppiaggio a livello proprio lavorativo adesso. Nel corso del tempo, soprattutto poi con l'arrivo anche dello streaming e dei doppiaggi, anche adesso stiamo vedendo i primi doppiaggi in simultanea, stiamo vedendo che si sta velocizzando tantissimo il modo di doppiare, perché ci sono anche tantissime produzioni in più rispetto a prima. Come è cambiato appunto il lavoro del doppiatore e della doppiatrice attraverso queste nuove fasi dell'intrattenimento? Allora, il lavoro si è accelerato tantissimo, per cui per esempio se parliamo, non so, di Pokémon,
adesso escono 3 episodi, arrivano 3 episodi e siamo quasi in contemporanea, quasi in simultanea, come dicevi. Capita, io sono la voce di Barbie, che a volte arrivi la nuova serie animata di Barbie, il nuovo film, e addirittura a volte si lavora con l'immagine che non è ancora completata, per cui tu hai la scena già tutta bella, cambio inquadratura, manco cambio scena, cambio inquadratura, di colpo vedi i personaggi grigi, stilizzati, per cui dici di colpo, dici, oddio, perché sembrano manichini, no, praticamente, okay. Cioè, nel doppiaggio ti fermi proprio, no, perché non ce la fai, dici, vabbè, ma poi lo finiranno, capito, però è terribile doppiare una roba, un manichino che si muove, no, per cui chiaramente diventa tutto un po' più complicato. E la cosa che, diciamo, spiace un po' è che in questa globalizzazione, nell'arrivo di queste nuove realtà enormi, che penso a Netflix, penso ad Amazon, sia un po' tutto standardizzato. Nel senso, mi spiego meglio adesso. Mentre noi sappiamo che il doppiaggio italiano è sempre stata un'eccellenza nel mondo, cioè il doppiaggio italiano, the best in the world, ok. Arrivando, diciamo, un meccanismo più globale, vengono praticamente localizzati tutti i prodotti, e sto pensando veramente, mi vengono in mente i My Little Pony, cioè tanti prodotti, ma anche i Pokémon stessi, dove praticamente ti arriva la colonna originale e ti chiedono di fare esattamente quello che c'è in colonna, ok? Quindi, mi vengono in mente i mini pony, noi siamo abituati che se succede una cosa e c'è la reazione, cioè l'altro piccolo pony fa una reazione, fa così, noi facciamo un... Ah! Non c'è nella colonna originale e non sa da fare. Per cui vi ricordo che all'inizio si diceva, no, beh, cioè, è talmente evidente che la copriamo, quindi la sporcatura veniva fatta, ma ci venivano tirate le orecchie. Perché? Perché succede che vengono praticamente fatte tutte le colonne nelle varie nazioni, poi tutte le colonne vengono mandate in un posto solo, che può essere, potrebbe essere a Parigi, potrebbe essere da un'altra parte, non è a Parigi comunque. E praticamente cosa succede? Arriva l'episodio dei Pokémon, arriva l'episodio dei pony, loro praticamente hanno episodio 1 e hanno già tutta la strumentazione per il mixaggio, che è già tutta pronta e standardizzata, cioè lì si alza la musica, lì si abbassa perché parla questo, lì si alza perché c'è un effetto, quindi loro cosa fanno? Hanno già tutto il mix, mettono dentro la colonna italiana, ta-ta-ta-ta-ta, viene fuori, la colonna francese, ta-ta-ta-ta, viene fuori. Quindi se per caso nella colonna italiana di colpo c'è un... Dicono, cos'è questa roba qua? E quindi devono andare a prendere, pulirla, cioè gli rovini la... è brutto, la catena di montaggio. La catena di montaggio. Quindi capisci che in questa globalizzazione, cioè il mondo sta accelerando, quindi tutto, no, velocizza, e in realtà, come in tante cose, si perde la qualità. Certo. Quindi voglio dire, laddove c'era un doppiaggio scarso, migliora. Laddove nel nostro caso c'era un doppiaggio al top, invece si perde. Noi avevamo, ma tanti anche piccoli trucchi, noi abbiamo dei fonici splendidi che riescono a fare i campi, gli allontanamenti, queste cose. Oppure, che ne so, c'è l'effetto porta, no? Perché magari parli dietro la porta e ognuno usa la sua, usi la mano, usi un pezzo di carta. C'è un effetto strano per cui ti mettono il bicchiere piuttosto che il fazzolettino... La paletta, mi ricordo, giravano negli studi di doppiaggio le palette da ping pong per creare l'effetto porta. Ovviamente invece adesso deve essere tutto piatto e poi risolvono loro il problema della vetrata o della porta. Chissà cosa fanno, perché sicuramente qua in Italia erano più bravi a creare quell'effetto. Quindi purtroppo tante cose si sono perse e nel nostro caso italiano, abbiamo perso tante cose, sì, è un po' peggiorato. Questo per dire che se vedete un mini pony che fa ed è muto, non è colpa nostra. Okay. Paolo? Io c'ho un'altra domanda, sì. Poi c'è un'ultima io. No, cioè non lo so su quanto è strana, però lavorando per esempio con prodotti d'animazione giapponese, dove anche lì la qualità di doppiaggio è molto alta,
Ti sei mai trovata nel sentire la tua collega però estera, quindi giapponese, e capire, cioè, come rapportarti al personaggio per come ha fatto anche lei in un'altra lingua? Beh, adesso la tua domanda è un po' non strana, ma confusa, nel senso, noi abbiamo sempre la colonna originale in cuffia mentre lavoriamo, ok? E per me, nel caso dell'animazione giapponese, a volte ci capita di avere la colonna inglese. Ah, ok. Ma se abbiamo la fortuna, e spessissimo abbiamo il giapponese, per me è fondamentale. Allora, a me sicuramente ha cambiato la vita il fatto di essere stata diverse volte in Giappone, perché poter vivere quella realtà, quella cultura, sono tornata con un'altra percezione dell'animazione giapponese. E per me, quindi vivendo là, vivi comunque in mezzo a questi suoni, a questa lingua, per me il giapponese è di riferimento assoluto. Cioè, quella follia di Jessie è perché la senti in giapponese e riesci a restituirla al di là dell'animazione. Perché a volte, continuo a parlare dei Pokémon, a volte invece ci arriva la colonna americana, dove invece è tutta un'altra cosa. Ma assolutamente sono i giapponesi che sono da seguire, gli americani un po' meno. Sì, io quindi per me avere il giapponese in cuffia, per me è fondamentale sentire il lavoro della mia collega, anche perché, ma per il giapponese come anche per l'americano, in genere ascolti e cerchi di restituire il lavoro che è stato fatto in originale. Sto pensando anche a Barbie, che è fatto, tra l'altro sono la voce di Barbie per tutte le serie animate. Le serie animate sono fatte con un'attrice vera che recita la parte di Barbie e poi viene disegnata, viene animata sopra. Per cui è fondamentale seguire quello che è stato fatto in originale. Ovviamente poi non segui la cantilena della lingua inglese, così come non segui la durezza della lingua giapponese, però è fondamentale, cioè per me assolutamente massimo rispetto, il doppiaggio è questo, cercare di seguire quello che è stato fatto nell'opera originale. Sì, io volevo proprio arrivare a questo, non sapevo che anche in cuffia avevate l'audio giapponese, pensavo che per non confondere, cioè io mi confonderei per esempio a sentire... Vabbè, non sei un dottore professionista. Ma... All'inizio è stranissimo sicuramente, perché i ragazzi che arrivano magari si approcciano per la prima volta, un conto è avere l'inglese, il giapponese fa un po' anche strano, per me ormai è una compagnia normale. Pensa, l'unica lingua che, perché poi è capitato di fare cose francese, cioè russo, una volta anche un film che poteva essere o polacco piuttosto che ungherese, quindi ne hai di suoni strani nelle orecchie. Quello che mi crea più problemi è avere l'originale spagnolo, perché in realtà lo spagnolo ti confonde, perché è molto simile, perché molte parole dici sono italiane, però la cadenza spagnola, se ti fai confondere dalla musicalità spagnola, diventa una roba un po' esagerata, soap. Esatto. Allora, io avevo un'ultima domanda, però prima ti giro una domanda dalla chat, ci chiedevano se avessi una doppiatrice giapponese preferita in particolare, una che stimi particolarmente. Guarda, adesso voi siete più bravi di me, andate a cercare su internet, andate a cercare su Google la doppiatrice di Rina di Slayers, di Rina Inverse, Lina Inverse, che peraltro è la doppiatrice e anche quella che ha cantato la sigla, e peraltro nel suo curriculum adesso non mi ricordo, ma è la stessa doppiatrice di qualche altro personaggio che ho interpretato io, cioè siamo molto vicine. Megumi Yoshibara, cos'è che ha fatto non mi ricordo, prima di dire una stupidata, però vai a cercare, ha fatto qualcos'altro di importante che ho fatto sempre io. Ah, lei è nei film dei Pokémon, è Jessie. È Jessie, ecco, no, stavo per dirlo, ma dicevo, no. Ma mi sembra... No, no,
ok, perché sono stanca anch'io, ma ragazzi. Il problema è che ne ha fatti veramente tantissimi di ruoli, perché anche lei ha una carriera lunghissima. Esatto. Cioè... E quando non so, forse vi fate la guerra a chi c'ha più, a chi no, c'ha più no, vabbè, no, per carità, però guerra no, facciamo una festa insieme. Sì, sì. Quando nel mio spettacolo Idol, io ho fatto questo concerto a Lucca Comics and Games, in cui ho fatto uno spettacolo di canzoni di era originali. La mia ultima domanda. Ok, allora come ho detto, no, che visto che l'avevi citato prima quando io ho fatto la domanda sull'idol, che volevi dire del concerto, ho detto la tenevo per ultima, perché appunto l'idol è la cantante giapponese. Volevo solo dire questo, che quando ho cantato la sigla di Slayers Revolution, proprio mi hanno appiccicato a lei, perché ha detto: ah, tu come lei hai interpretato il ruolo, mi hai cantato anche la sigla. Quindi ecco, diciamo che è quella che sento più vicina, perché evidentemente siamo, insomma, un po' così, no, spiriti simili. La volevo appunto tenere come ultima chicca, perché abbiamo anche proprio il sito ufficiale, uscito proprio direttamente dagli fine anni 2010, se non sbaglio l'ultimo aggiornamento è del 2013, proprio dedicato appunto a Emanuela Pacotto, Idol Project, con Ambition Live Concert, ma proprio, sai, proprio le grafiche classiche di fine del primo decennio dei 2000. E appunto dicevo, visto che abbiamo parlato del discorso prima, ovviamente volevamo stare sul doppiaggio e quant'altro, ma tu hai cantato tanto, volevo sapere appunto qualcosa in merito. Guarda, questo progetto del concerto è nato... Se mi dai il permesso lo tiro fuori anche, sì, lo faccio vedere anche a schermo, se ma vuoi. Guarda, ma fallo vedere, no, ma sono contentissima, cioè nel senso che per me è un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, per cui... sono orgogliosa di questa follia, però fai conto che l'idea è nata proprio perché ero stata sì, è qua comunque sì. Trovate tanti pezzi di questo concerto, trovate le varie sigle divise in diversi video sul mio canale YouTube, quindi potete andare a godervi lo spettacolo per chi non c'è stato. Però il progetto era nato perché siamo andati in Giappone accompagnando la delegazione italiana alla finale del VCS. Il VCS è il World Cosplay Summit, che è praticamente il campionato mondiale del cosplay, che si svolge la prima domenica di agosto a Nagoya tutti gli anni. E noi avevamo accompagnato la delegazione italiana. E questa gara in realtà è uno spettacolo incredibile, dove una volta che si sono hanno fatto la loro performance tutti i partecipanti, la giuria si riunisce per deliberare il vincitore e quindi parte lo spettacolo. E quindi ho visto dei cantanti famosissimi in Giappone cantare queste canzoni meravigliose, soprattutto avevo visto questo personaggio femminile cantare questa canzone bellissima, e quindi appena tornata in Italia ho detto: ma chi è questa? Qual era la sigla? Cos'è? Niente, da lì mi sono innamorata delle sigle giapponesi e quindi ho detto: ma andiamo a vedere quali sono le sigle degli anime che ho interpretato io. Era il periodo in cui era tornata Rina con Slayers Revolution. Quando ho sentito la sigla mi sono innamorata, ho detto: che bello sarebbe poterla cantare. Sembrava un'immersione possibile, invece la Pacotto ce l'ha fatta, ha imparato la canzone della sigla di Slayers Revolution, quindi da lì ci ho preso gusto, ne ho imparata un'altra, poi un'altra, poi un'altra, e da lì piano piano, grazie a Max Coltorti di Ambition, che mi supporta in tutti questi progetti, lui ha detto: ma perché non creiamo invece uno spettacolo? E infatti così è stato, ha debuttato a Lucca Comics, teatro pieno, chi c'era se lo ricorda ancora, è stato bellissimo. Perché in realtà, come dicevi tu, l'idol è una figura che nasce in Giappone e in realtà sono delle ragazzine 15-16 anni che fanno provini incredibili, a volte anche meno, e vengono in realtà scelte come cantanti per interpretare le canzoni, perché in realtà molte volte gli anime, le serie animate giapponesi partono dalla colonna sonora, cioè creano un gruppo musicale, creano delle canzoni pazzesche, poi inventano una storia, se l'anime ha successo
prendono il concerto, cioè diventa uno spettacolo, fanno un concerto che portano in giro per stadi da 80.000 persone, cioè vabbè, ok. Se vedete i filmati, i video su YouTube, andate a cercarli, sono pazzeschi. Certo. E con queste ragazzine, infatti io un po' dicevo, ma veramente non ho più l'età. Però l'idea era quella di portare in Italia un po' di questa tradizione che fa parte della cultura giapponese. E in realtà quello che siamo riusciti a ricreare con lo spettacolo di Idol è stato proprio questo, perché passavano dei pezzi dei vari anime che avevo doppiato con i miei personaggi, quindi c'era, che ne so io, Sakura che piangeva per Sasuke e poi partiva la sigla. Quindi si è creato veramente un pathos, un'atmosfera che ha fatto veramente vivere quella che è la bellezza del mondo dell'animazione giapponese. E se ci penso ancora adesso mi viene la pelle d'oca! È stato bellissimo. Infatti molti dicono, ma perché non lo rifai? Chi può dirlo? Non si sa, la pacotta è talmente folle che potrebbe anche pensare... Chi lo sa, chi non lo di sa. Riproporre quello, perché non faccio mai la stessa cosa. Nuova. Però magari con Max, Coltorti potremmo pensare di creare una cosa diversa, nuova, magari implementata con canzoni di Barbie, insomma con, vabbè, non lo so. Originali magari. Quello che sarà, sarà, vedremo. Che sarà, sarà. Va bene. Va bene. Emanuela, grazie mille per essere stata qua con noi e per averci raccontato tutte queste cose interessantissime e grazie per tutto quello che ovviamente hai fatto per noi nel corso di tutti questi anni. Grazie. Ma figurati, io prima di salutarvi ci tengo a dire un'ultimissima cosa, che nelle mie miliardi di cose che ho fatto, l'ultima cosa in cui mi sono provata è diventare autrice. Posso farvi vedere il mio libro Fabio Anna? Ecco. Che trovate anche disponibile su Amazon, è un libro di fiabe scritte da me, che però ragazzi, fiabe non sono fiabe solo ed esclusivamente per bambini, perché i feedback più belli li ho avuti da adulti, ed è ovviamente un libro illustrato con delle illustrazioni bellissime di Michela Frare, che è un'amica. Questo libro, edito da Polignani, lo trovate su Amazon, è un regalo bellissimo, poi il Natale si avvicina ragazzi. È un regalo fattibilissimo che vi fa insomma sperimentare anche la pacotto autrice, e sono molto orgogliosa di questa cosa, perché è un progetto che è nato in realtà durante la pandemia, perché mentre eravamo chiusi in casa ho avuto la fortuna di, grazie a un amico, di incontrare Corrado Polini, che è l'editore Polignani, che mi ha detto Polignani. No, questa cosa è bellissima, facciamo un libro. E no, sembrava impossibile, ma invece missione impossibile completata anche questa, e niente, insomma, è una cosa in più. Prossima, che completa. Emanuela, autrice, prossima missione, la recitazione del libro direttamente in pubblico insieme al concerto. Abbiamo tutto l'unplan, bro. Ale, vabbè, chi più una più ne metta, ma insomma, la pacotto è fatta così, è imprevedibile, insomma. Va bene, benissimo, grazie mille. Va bene, grazie mille. Emanuela, grazie a voi ragazzi, grazie di aver passato quest'oretta in mia compagnia, speriamo che voi vi siate divertiti. Assolutamente, è stato un grandissimo piacere. È stato super interessante. Ragazzi, andiamo in pausa, ci vediamo fra 5 minuti, a fra poco. Perfetto.